momento importante, i ragazzi devono sapere e conoscere quello che è il mondo purtroppo delle droghe che stanno avanzando a livello minaccioso in tutte le province. E nella fattispecie racconteremo anche di questa legge contro il crack, che è un risultato importantissimo che dà la possibilità ai giovani anche di poter essere consapevoli di che cosa significa entrare in un mondo dove purtroppo spesso e volentieri non si torna indietro. Ecco il senso di questa iniziativa, il senso di questo momento. Parlare di legalità nelle scuole non è mai troppo, non è mai troppo raccontare anche attraverso un linguaggio simile a loro, perché mi permetto di dire che forse potrei essere un loro coetaneo in quanto tra i deputati più giovani al Parlamento siciliano, cercando anche di coinvolgerli e di fare capire che è importante essere precisi e non essere mai, sotto questo punto di vista, in un confine di stare a metà, perché sulla legalità non si può scegliere di non scegliere. Ma essere obbligato intanto significa consapevolizzare attorno a un territorio che a volte, diciamo, i ragazzi non si fanno delle domande, non si pongono delle domande e non sanno nemmeno come funziona l'ordinamento anche, diciamo, dell'Assemblea Regionale Siciliana. Quindi è giusto anche raccontare un attimo, come dire, quello che è anche il mondo, ma che la politica è per loro a distanza, ovviamente non entrando nel merito, perché io quando vado nelle scuole non parlo mai di iniziative o di eventi che hanno a che fare con la politica in sé, perché è giusto così, è sacrosanto così, ma certamente è anche un momento per poter coinvolgerli su temi che sono assolutamente importanti come quello della legalità. Assolutamente. Oggi l'iniziativa è un'iniziativa che possiamo definire integrata tra i temi di educazione alla salute e di educazione alla legalità, che sono poi i pilastri fondamentali del nostro curriculum di educazione civica. Oggi ospitiamo l'onorevole Lavardera nella sua qualità di vicepresidente, infatti, della Commissione regionale antimafia, ma anche di primo firmatario della legge 26 dell'ottobre scorso sulla prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze. Sicuramente un tema assolutamente vicino ai nostri giovani. Per noi che ci occupiamo di educazione dei giovani che vanno da una fascia d'età tra i 14 e i 19 anni, e per i quali questa tematica purtroppo è una tematica assolutamente incisiva ed incidente anche sulle loro personalità, sulla vita sociale, ritengo che sia veramente un'occasione importante da inserire nel percorso di crescita e di formazione dei nostri studenti. È un'iniziativa che chiaramente va a parlare direttamente ai giovani, anche per appunto avvicinare i giovani alle istituzioni e far intendere loro che i legislatori e comunque le istituzioni nel loro complesso si occupano anche di problematiche giovanili. Oggi partiremo dalla legge, ma partiremo anche dall'esaminare quelle che sono le fragilità dei giovani per riportarle alle istituzioni e far sì che continuino in questa strada, diciamo, di interesse e di attenzione sulle giovani generazioni. Poi ha bisogno di sostegno per un riscatto sociale che deve andare, come dire, deve essere opposto a